Oggi vi parlerò di una profezia molto, molto accurata e molto pesante. Vi parlerò un poco dei 7 anni della grande tribolazione, dell'anticristo, della falsa pace. È quello che avverrà in sulla terra durante questi 7 anni. La Chiesa sarà rapita da Cristo Gesù. Coloro che si troveranno pronti saranno e andranno con Maestro nella Nuova Gerusalemme, ma coloro che non si troveranno pronti saranno lasciati addietro. E come Gesù disse la parabola dalle 5 vergini avvedute e 5 disavvedute, questo vuol dire che metà della Chiesa che non è pronta sarà lasciata addietro qui in questo mondo con l'Anticristo e la grande tribolazione. La Chiesa che sarà trovata pronta prima di entrare nella Nuova Gerusalemme con Cristo Gesù, Cristo asciugherà ogni lacrima degli occhi loro, perché molti, anche parenti, mancheranno all'appuntamento di entrare nella Nuova Gerusalemme. Ma quando si varcherà quella porta meravigliosa di quella città che è Dio, è l'architetto e Gesù è stato il fabbricatore di questa meravigliosa città. Lì non ci dimenticheremo di tutto quello che accade in sulla terra durante i 7 anni della grande tribolazione. I primi 3 anni e mezzo, l'Anticristo, il suo scopo è di portare l'economia in uno stato molto elevato, in uno stato meraviglioso, bellissimo. E molti saranno contenti dello stato di cui l'economia si troverà in quei tempi e lui sarà acclamato come un grande finanziere, un grande uomo di affari che ha stabilito l'economia mondiale e che l'ha rimesso tutto in una maniera molto elevata. Questa sarà la prima cosa che lui farà durante i 7 anni della grande tribolazione. Poi metterà la pace tra Israele e la Palestina, una falsa pace. E lì vedranno tutti quelli che saranno nel mondo, che lui è un uomo di pace e che ha fatto fare pace a 2 popoli che erano così contro l'un l'altro per migliaia e migliaia di anni. E lui ha messo una pace fra questi 2 popoli, la Palestina e Gerusalemme.
ma non sarà ancora tutto lì. La gente incomincerà a capire che lui è qualcosa di meraviglioso, un uomo potente, un uomo che veramente ha la pace nel suo cuore. Ma è una falsa pace. Perché dopo 3 anni e mezzo tutta la Chiesa che è rimasta addietro in sulla terra, lui la percorserà e la prenderà per tutto il mondo e gli darà questo predetto: o rifiuti Gesù Cristo come tuo re e metti il marchio della bestia nella tua mano, 666, e se tu non lo farai, la tua famiglia, i tuoi figli, te stesso sarai decapitato di una ghigliottina. E questa sarà la prima parte che lui farà. Poi incomincerà a mettere nazione contro nazione e vi farà una guerra mondiale, la terza guerra mondiale, una guerra che non fu mai vista in sulla terra, una guerra atomica. 3/4 della popolazione del mondo sarà uccisa di questa bomba atomica e 1/4 rimaneranno in sulla terra e incominceranno a raccogliere i loro morti per 6 mesi. Raccoglieranno i loro morti per seppellirli. E cosa farà l'anticristo, il falso dragone, il falso profeta? Circonderà Gerusalemme con tutte le nazioni e la Russia, Gog, sarà lì attorno a Gerusalemme e la Cina, Magog, sarà là attorno a Gerusalemme. È qui che adesso voi ascolterete la profezia che io vi sto dando. Gesù con la sua Chiesa che ha rapito scenderà dal cielo per combattere contro il falso profeta, contro l'anticristo, contro la bestia, contro la Russia, Gog, e contro la Cina, Magog. E come dice la parola di Dio, che manderà dal cielo balate di ghiaccio di 20 a 30 kg l'uno e cadranno dal cielo sopra a Gog e Magog. Ogni balata di ghiaccio ucciderà 30 soldati alla volta,
e ne cadranno a migliaia, a migliaia e a migliaia. E Gesù libererà Gerusalemme dalle mani del falso profeta, dell'anticristo, della bestia, di Magog e Gog. Saranno buttati nello stagno di fuoco. E Gesù scenderà nel monte degli ulivi, lì a Gerusalemme, la sua città, la città dei suoi padri, sin dalla fondazione del mondo, la città di Abramo, la città di Isacco, la città di Giacobbe. E lui scenderà e per la prima volta quella porta dell'est di Gerusalemme, gli angeli l'apriranno per far entrare il Re di Gloria, il Re di Gloria. Entrerà per quella porta e scenderà giù. Adesso il Tempio di Gerusalemme e la Mecca sarà completamente disintegrata allo sguardo di Cristo Gesù. E Gesù entrerà nel Tempio con grande festa, con grande giubilo, e si siederà nel trono del suo bisnonno Davide. Satana e tutto il mondo dovrà confessare e piegare i ginocchi davanti a Gesù e dire che egli è il Re dei Re e Signore dei Signori. E anche tu, Lucifero, sarai costretto a piegarti ai piedi del Maestro e confessare che lui è il Re dei Re e Signore dei Signori. E poi sarai calato giù in un pozzo lì a Gerusalemme con le catene ai piedi e ai mani, e sarai chiuso lì per 1000 anni. E vi sarà 1000 anni di pace in sulla terra. Per la prima volta il leone giocherà con l'agnello, il lupo giocherà con le pecorelle, potrai accarezzare un leone, potrai abbracciarlo, baciarlo e non ti toccherà, perché il salvaggio Gesù l'ha tirato fuori di questo mondo per 1000 anni e ha fatto di tutto il mondo 1000 anni di pace. La Chiesa sarà destinata e preparata per essere sacerdoti e re a Gesù Cristo.